Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Little Miss Fortune. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, ve ne chiedo davvero pochissimi, per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Eccoci qua di ritorno dopo che anche la volta scorsa non abbiamo visto niente di estremamente sconvolgente da un lato, ma dall'altro sì, perché cominciamo ragazzi a scoprire cose strane. A quanto pare ci sono tantissimi bambini che sono scomparsi e ovviamente non abbiamo scoperto ancora il motivo di queste sparizioni. In secondo luogo Mr. Voice ragazzi si fa sempre più sospetto e quindi il dubbio sale. Benjamin è davvero cattivo come dice? C'è chi pensa di sì, c'è chi come me è ancora in dubbio, perché secondo me questo gioco ragazzi può nascondere tante inaspettate sorprese e la sua atmosfera tra l'altro è sempre super inquietante e basti vedere insomma che gli adulti tutti quanti indossano una maschera, quindi anche questa è una domanda che sorge. Quindi vediamo un po'. Ah guarda, dobbiamo aspettare 2 minuti. Che palle per sempre. Non vedo l'ora di incontrare il cugino di Benjamin allo zoo. Ok, quindi suona fantastico. Quindi gli racconterò di come si è comportato Benjamin e insomma di questo. Dice che appunto non vede l'ora di arrivare allo zoo. Dice che tutti i bambini sotto i 15 anni possono andare sull'autobus a gratis. Io ho 8 anni quindi per me è a posto. Fantastico. Ma adesso che ci penso, forse tu avrai bisogno di un biglietto. Ma io sono sicuramente più vecchio, ma nessuno può vedermi. Ok. Hai tipo 20 anni? Beh sì, più o meno. Ah, cioè, regà, niente, questo qua nasconde cose. Nasconde cose. Dovrei sedermi e aspettare? Che ha detto? Non ho capito. Vabbè, allora, prima di sederci, fermi. Guarda qui, questa strada è chiamata strada Dickens, la capisci? Dickens Road, chissà, Dick, madonna santa, raga, sta ragazzina fa troppi giochi di parole sconci. Dick, Dickens, io pensavo volesse riferirsi in qualche modo a Charles Dickens, ma invece pensava solo a Dick, che purtroppo ragazzi vuol dire quello che vuol dire insomma. La spazzatura? I corvacci come sempre. Ehi, ciao. Perché mi hai portato in cielo con i tuoi amici? Per colpa tua sono arrivata tardi alla festa. Ok. Adesso parla anche coi corvacci. Ma possiamo andare di qua per caso? Ovviamente no, per cui non ci resta che sederci e aspettare l'autobus. Mi siederò. Sono un po' stanca per tutta la camminata, sai? Beh, immagino. Beh, hai dei piedini davvero piccoli. Sì, sono una ragazzina. È quello che sono. Guarda quelle vecchie. Sono un po' spaventose, non pensi? Onestamente, ho visto di peggio. Davvero? Sì. Sai, la mia mamma usa la stessa maschera. Le piace nascondere il suo sorriso e le sue lacrime dietro. Ti piacerebbe avere una maschera così? Ma forse, non lo so. Ah, è arrivato l'autobus. Quindi la mamma usa la stessa maschera. Attenzione, il primo adulto che vedo non indossare la maschera, ragazzi. La tizia che guidava l'autobus. What the fuck? Usano la maschera per... Quindi questo viaggio sull'autobus potrebbe impiegare un po'. Tutto a posto. Quindi Hiro mi fa compagnia. Chi è Hiro? È il mio amico dal Giappone. È un fantasma, sai. Quindi dice sempre Kiriwado Kusakakusa. Ah, sei così divertente, Miss Fortune. Non ci sono cose tipo i fantasmi. Miss Fortune, guarda, c'è un gruppo di mucche nel campo. Oh, io adoro le mucche, le pecore, stavo a dire le mucche. Oh, è così carino. Il vitellino. Ma che cazzo? Corri, corri. Piccolo vitellino. Perché?
Cose sfortunate sembra che succedano continuamente. Fermata lo zoo. Penso che ci stiamo avvicinando allo zoo adesso. Ok, fantastico. Perché? Perché la scagazzata spruzzo? Perché? Eccoci qua. Non vedo l'ora di entrare. Hai il biglietto, vero? Che biglietto? Oh, non ti ho dato un biglietto prima? No, non l'hai fatto. Oh, accidenti, mi dispiace. Me ne sono completamente dimenticato. Hai una qualche idea di come entrare? Sai, senza pagare? Io ho visto la mamma mostrare le sue tette al ragazzo al negozio e ha ricevuto un po' di cibo gratis, ma io non ho ancora le tette e potrebbe non funzionare, capisco. Beh, ho un'idea. Usiamo un diversivo. Che cosa significa diversivo? Beh, quindi fa sì che il cassiere guardi da un'altra parte, sai, no? Imbroglialo. Beh, fammi pensare a cosa posso fare. Cioè, regà, la scorsa volta avevamo pure scoperto, tra l'altro, che la mamma, a quanto pare, in un modo o nell'altro, non so se proprio si prostituiva, ma una cosa del genere. E adesso la piccola Miss Fortune ci ha detto che la sua mamma ha mostrato le zinnazze a un tizio in un negozio per avere del cibo gratuitamente. Veramente senza parole. Un lupo! Qualcuno può accarezzare un lupo? Aspetta e vedrai, aspetta e vedrai. Allora aspetterò e poi vedrò. Che a volte, ragazzi, per tradurre mi perdo magari una o due frasi, purtroppo. Quindi sanno anche qui del fatto che ci sono dei bambini scomparsi. Ok. Mamma mia, regà. Dobbiamo trovare quindi un diversivo, ovviamente. Cosa possiamo fare? C'è qualche biglietto per lo zoo? Che schifo. No, nessun biglietto, solo schifezza. Ok. Ah, questo si può rompere. Forse magari con una roccia o qualcosa del genere. Sì, una pietra. Penso che mi sia venuta un'idea. Che ne dici se... Ah, è vero, noi ci abbiamo la roccia, ragazzi, la pietra. Esatto, se non sbaglio l'avevo tenuta. Quindi possiamo usarla. Non so quanto possa essere utile dirgli una bugia. Mi sa che ci toccherà, ragazzi, rompere la vetrina, purtroppo. Credici se rompo questa finestra e faccio un casino allucinante? Wow, un'idea selvaggia, ma mi piace. Grazie. Ok. Facciamolo, sperando non ci veda. Oi. Che fai? Vai via, Miss Fortune. Entriamo. Ok, ha funzionato. Ma chissà se avrà qualche conseguenza questa cosa. Non è fantastico? Ah, possiamo vedere così tanti animali ingabbiati. Animali ingabbiati? Ma comunque, hai fatto un ottimo lavoro senza, insomma, a non farti prendere. Davvero impressionante. Grazie. Adesso dobbiamo trovare dove si esibisce il lupo. Pensi, cioè, dici... Ok. Where the fox lives. Ok. Quindi dici che, insomma, il lupo è il cugino della volpe, quindi ricordati che il lupo sa di sicuro dove la volpe vive. Ok, ste maschere continuano a inquietarmi e i pappagalli, il pappagallo VIP qua. Nam nam, chissà che vuol dire. Cosa? Che cosa mi hai appena detto? Ma vai a farti fottere. Ma Miss Fortune, quella bocca non mi interessa. Questo uccello è cattivo. Oh, Gesù, dobbiamo riprenderci la tua felicità appena possibile. Quindi che perdi tempo a litigare con gli uccelli. Vediamo il gufo saputello. Guarda, questo uccello sembra abbastanza intelligente. Non lo è, credimi. Continuiamo, Miss Fortune. Ok, niente, lui c'ha la fretta, ragazzi, lui c'ha la fretta di ritrovare Benjamin per riprendere la presunta felicità che aspettava Miss Fortune. Quindi mi sento offesa da quest'uccello. Non esserlo, non sa cosa sta facendo. Ah sì, perché fa il gestaccio. Ma che cazzo l'uccello dovrebbe essere questo, scusami? Fucky Dilius. Ma che cazzo, raga, cosa sto vedendo?
No, no che non ruberò il cibo per gli uccelli, assolutamente no. Ma no, non voglio rubare cose, anche se è buono per gli uccelli. Sono una ragazzina per bene, sai? Quindi, ok, Miss Fortune, lui si sta innervosendo secondo me. Queste sono cose che una ragazza per bene non fa. Ok, vediamo la mappa. Guarda, così tante cose da vedere e da fare. Trova l'area del lupo, così sappiamo dove andare. Penso che lo zoo stia per chiudere. Il lupo è proprio qui, zona 6. Eccolo, lo vedi? Carezza il lupo. Ottimo lavoro, sbrighiamoci. Quindi area 6. Area 6. Dov'era? Era vicino a... Oh, sai? Mi sento davvero... Che cosa mi sta succedendo? Ah, sento odore di ormoni che si stanno svegliando in te. Cosa? No, ormoni. Ah, ok. E cosa sono? Il tuo corpo si sta preparando a creare una vita dentro di te. Quindi avrai un sacco di nuove emozioni e sono completamente normali. E sanguinerai per 3 o 5 giorni al mese. Oh, che schifo. Soffrirai ogni mese per tanti, tanti anni. E la società ti tratterà come spazzatura. Ma lo dici davvero? Sì. Oh, ho bisogno di glitter di emergenza. Ah, molto meglio. Che discorsi. A parte che annoyed non vuol dire annoiata, ma vuol dire tipo scazzata, una roba del genere. Oh, ci sono delle... Quindi... Ok. È finito, Miss Fortune? Yeah. Sì. Sì, perché l'ha detto, ci sono, guarda, delle monetine nel fondo della fontana. E lui dice, sono i desideri della gente. E lui dice, posso pagare per far avverare i miei desideri? E lui ha detto, oggigiorno la gente pensa di poter comprare qualsiasi cosa con i soldi. E lei fa, mi piacerebbe poter usare solo una moneta per riavere indietro la mia felicità e far sì che Benjamin diventi una brava volpe. Così sicuramente... ci uscirei, insomma, in un appuntamento. E lui, è finito, basta. Mi piacerebbe poter scrivere in giapponese, così potrei mandare una bella cartolina al mio amico Hiro. Ma dove vive un fantasma? Smettila di mentire, Miss Fortune. I fantasmi non esistono. Sei solo geloso perché tu non hai un amico fantasma. Ok, continuiamo ad andare avanti. Ah, guarda questi bei peluche. Potrebbero essere tutti i miei bambini. Non ti affezionare troppo a quei giocattoli. Non preoccuparti, sto solo guardando. Bene, ce la faremo mai, ragazzi, a raggiungere l'area 6? Se continuiamo... Quindi questa è la strada giusta per il lupo. Così, eh? Certo, andiamo. Eccolo qua. È la strada giusta, giusto vicino all'orso polare. Ma povero... Ma povero. Quindi è chiusa al pubblico quest'area. Ah, accidenti. Quindi devi... Ok, devi, insomma... Oh, e non lo vogliamo? Ok, quindi devi... Great idea. Hide behind a box until she turns her back to you. Ok. Alright, I'm ready. Let's do this. Gli ha detto devi, insomma, sgattaiolare dall'altra parte senza che quella ti veda, perché se no ti chiude da qualche parte e chiama la mamma. E cioè, non preoccuparti, io sono una piccola ninja. L'orso nell'immagine sta mangiando un ghiacciolo. Quindi sembra il gusto di fragola. Buono. Ok, allora. Sì. Fatto benissimo, Miss Fortune. No, ucciderla, ma perché? Quindi quando si gira puoi saltare dall'altra parte e continuare a muoverti, ok?
No, questa cosa adesso me la dovrebbero spiegare. Perché ha la testa di un corvo? Perché? E poi ha detto che ha visto un sacco di film sui ninja, ma non l'ha mai detto alla mamma, quindi non dirlo alla mia mamma, bla bla bla. Ok, questa cosa è terrificante, ragazzi. Perché ha la testa... Quindi sono il maestro delle ombre ninja. Non festeggiare ancora. C'è ancora... niente, bisogna passarci attraverso. Quindi farei bene a guardare quando supererò anche questa prova. È inquietante questa cosa, ragazzi. Non ne capisco il motivo, sinceramente. Non capisco perché. Fa paura. Minchia, Miss Fortune. Ce l'ho fatta! La piccola ninja è la migliore. Ottimo. Grazie. Povero orso, sembra così triste. Va bene, quindi non ci resta che procedere verso il lupo. Siamo ancora più vicini. Andiamo. Ok, continuano a uscire cose inquietanti. E qua ci si può ficcare quel pezzo di cosa che avevo tenuto. Sì, esatto. Sì, sì, sì. Sai, sì. Quindi, guarda, ci entra. Vediamo cosa lì c'è la scritta. Oddio. Quindi, il sentiero a Sinners D dai giochi malevoli dall'oltre. No, non farci caso a queste stupide rocce. C'è qualquadra che non cosa, ragazzi. Qualquadra che non cosa. Dai giochi malevoli. I giochi. E continua a parlare di giochi. E ricordiamoci che Mr. Voice questo l'aveva chiamato un gioco. Quindi eccoci. E nessuno ci ha visto arrivare. Hai messo alla prova davvero le tue abilità da ninja, Miss Fortune. Ma sono un po' sicura che io sono stato il migliore a nascondermi. No, non conta. Tu non sei una brava ragazza come me. Tu sei solo una voce. Ah, vedrai. Io sono molto, molto più di questo. Comunque, quindi adesso dovresti andare a incontrare il lupo. Ok, incontra il lupo. Forse accarezzalo. E quindi ottieni l'indirizzo di Benjamin come un ninja. Ok, eccolo, eccolo. È chiusa. Ho bisogno di una chiave. Sì, sì, hai bisogno di una chiave. Guarda, c'è una nota. Forse dice dove vive la volpe. Dobbiamo prenderla. Posso arrivarci da qui. Dobbiamo trovare la chiave per aprire la gabbia. Io troverò la chiave, vedrai. La troverò. Porca vacca, una parola trova la chiave, morega. Dove cacchio la troviamo la chiave? Potrebbe esserci una chiave qua dentro. Non lo so. Andiamo a vedere silenziosamente. Come un piccolo ninja. Ricevuto la... Ok, sì, vabbè. La Lady Ninja, Little Miss Fortune, Lady Ninja. Quindi è entrata nella stanza. Dobbiamo trovare la chiave adesso. Te l'ho già detto, la troverò, vedrai. Guarda e impara come si trova una chiave. Bene. In questo secchio c'è qualche chiave? No. Qui? Gli stivali puzzolenti? No. Ma sai. Miss Fortune. Concentrati, questi stivali sono fatti per camminare, bla bla bla. Guarderò nelle tasche. Ho trovato un foglietto con qualche numero. Tienilo, potrebbe essere utile. Ok, è ovviamente al contrario il foglietto, a quanto sembra. Per la cassaforte. Quindi le regole di sicurezza per avere a che fare con il lupo. Benissimo. Gli dice: se vedi il lupo che ti corre incontro, spero tu non abbia alcun rimpianto riguardo la tua vita, perché probabilmente morirai. Quindi lei dice: non devo avere rimpianti per poterlo accarezzare. Il corvo? C'è un segreto dentro. Figo. Ma sono uno. Sono cinque numeri fermi. Non posso più vedere i numeri.
mannaggia a me, una bambola. Qui c'è una chiave. Guarda, un'altra bambola. Cosa dice? Quando i cuori infranti vengono scelti per ricevere il regalo dall'oltre. When broken hearts are chosen to receive the gift from the beyond. A gift, you say? Un regalo, dici? What's that? Cos'era? Niente. Lei continua a nascondergli le bambole, devo ancora capire il motivo. Sento odore di tè. Fancy. Allora, controlliamo qui. You think we can find some information? Pensi che potremmo trovare qualche informazione riguardo la chiave? Perché no? Check out my computer skills. Ah, ecco. I bet the password is this one. Quindi scommetto che questa è la password. I think you're holding the paper upside down. Quindi credo che tu lo stia tenendo al contrario. Non interrompermi, so cosa fare. Stai zitto. Allora, il punto è che lì c'è scritto 6, riferendosi a quel numero lì. E probabilmente 8645. No. Ok, 5468. Quindi è la scienziata del computer. Mi hai davvero sorpreso. Quindi era praticamente da vedere così. Oh, una chat privata. Vediamo cosa dice. Oddio. Non so cosa significhi. È un codice. Sembra folle. Ah, popsicle, forse era il proprio il ghiacciolo. Esatto, popsicle è proprio ghiacciolo, quindi avevo tradotto bene. Ok ragazzi, qui abbiamo la combinazione per aprire la cassaforte. Dice, lì dentro c'è una chiave che apre tutte le porte e le gabbie. Il codice è 27581. 27581, perfetto. Perché chiuderla addirittura in una cassaforte? Vabbè. 2, 7, 9, 5, 8. Ma cazzarola, 8 1. Ecco fatto. È stato più semplice del previsto. Ed ecco la chiave, signori. Sì, ho trovato la chiave. Well done. Benissimo, Miss Fortune. Davvero impressionante. Grazie. Perfetto, adesso possiamo tornare ad aprire la gabbia del lupo. Lì dentro c'è una nota che a quanto pare loro hanno supposto, ragazzi, contenga l'indirizzo, presunto indirizzo di Benjamin. Ecco fatto. È arrivato il momento di incontrare il lupo. Vieni lupo, vieni. Dovesse mangiarsela. Ah, fammi ti accarezzare, sono una persona carina. Luca? No, l'ho spaventato. Perché una ragazza per bene come me non può accarezzare un lupo? È stato inaspettato. Beh, non a me. Gli animali di solito scappano da me. Ah, è troppo brutto. Ma dai, la nota è proprio lì. La prenderò. Che cosa triste, ragazzi, pure questa. Cioè, non fa altro che raccontarle di cose tristi e sfortunate che le accadono. Cioè, te guarda un po' il caso che c'è scritto proprio l'indirizzo del mio cugino cattivo, la volpe. It says my evil cousin's address. Box Spookstegen 15. Open fields. Bene. È l'adresso di Ben. Sì, l'adresso. L'indirizzo di Benjamin. Adesso possiamo riprenderci la tua felicità. Ok, aspettami un minuto. Stiamo andando a Fantasmagoria? È proprio quello che sembra. Fantastico, ho sempre voluto andarci, sì. Dice, la strada più breve per arrivare a quell'indirizzo è attraverso Fantasmagoria. E lei pare contenta. Sei pronta per un altro paio di domande mentre camminiamo? Certo. Quindi sì, le mie abilità a rispondere sono sempre calde. Quindi sii onesta e sarà tutto ok. Prima domanda. In che senso? Se hai mai sentito questa domanda prima? In che senso? Sì? Nel senso che già ci hai fatto altre domande? Boh. Sì, ok. Seconda domanda. Hai mai mentito ad un amico? Lei non lo so, ma non credo, no. No, lo giuro.
whatever you say. Qualsiasi cosa tu dica va bene, Miss Fortune. E adesso l'ultima domanda. Hai mai visto qualcuno morire? Miss Fortune, non lo so. Cioè, io non mi sento di rispondere per lei senza sapere nient'altro della sua vita. Non lo so, ragazzi. Sinceramente non lo so, davvero. Diciamo di no. Diciamo di no. Oltre ai film ninja, no. Muoiono in modi divertenti nei film ninja. Non dirlo alla mamma, non lo farò. Grazie per la tua onestà, Miss Fortune. Ah, di niente. Ci stiamo avvicinando al Fantasmagoria adesso. Sì, lo sento. Oh, è così eccitante. Chissà che posto è, tra l'altro, sto Fantasmagoria. Oh mio Dio, è tipo un parco divertimenti degli orrori. Wow, sembra il posto più spaventoso che possa mai esistere. Così spaventoso. Mi piacerebbe avere un biglietto. Davvero, ma... Non ti è caduto giusto davanti? Per favore, non giocare con i miei sentimenti. Non può essere un biglietto, sei sicura? Sembra proprio un biglietto. Non può essere, ma controllerò. Bene, controlliamo, ma... È uno scheletro, spaventoso. Ma le piace o non le piace? Perché sembra particolarmente spaventata. Oh, un biglietto, davvero? Oh, che cosa fantastica, grazie. Ok, la sua faccia anche, ragazzi. Posso dirlo? Che è... It's creepy as hell, ok? È spaventosa. Di niente, Miss Fortune. Adesso andiamo a trovare la barca per arrivare alla volpe, ricordi? Ok. Un fantasma! Accidenti, fa paura! Miss Fortune, per favore, il tuo linguaggio. Ma mi sono spaventata, è comprensibile. Non ci sono scuse. Ok, minchia, continua a sgridarla. Benvenuti a Fantasmagoria. Grazie. E glitter. Wow. Trasformiamoli in cose belle e carine. Perché le fanno paura. Le fanno paura davvero, ovviamente. Un clown spaventoso. Oh, Dio, fa paura. Beh, deve farlo per forza. Palloncini, io adoro i palloncini. Così sai che mi piacciono i palloncini. Ok, Miss Fortune, del tipo cioè dammene uno. No, Miss Fortune, già ti ha regalato pure il biglietto per entrare qui. Ehi, sì? Merita di divertirsi un po', quindi cerca di fare le scelte corrette per lei, ok? Che? Ho solo un biglietto, quindi... Ok, posso fare solo un giro. Quindi mi guarderò prima in giro. Cioè, lui mi viene a fare la paternale a me sulle scelte. Mi dice, fai le scelte giuste perché merita di divertirsi. Com'è? Fino alla volta scorsa non la sopportava. Ha detto, chi me l'ha fatto fare? Ah, che schifo. Ho visto un documentario in TV riguardo gli hot dogs. E sai... E adesso non voglio più mangiarli. Ah, perché dicono che dentro i views ci mettono di tutto. Ancora sto... Ah! Mi dispiace, stavo cercando. Se lo fai un'altra volta, chiuderò i miei occhi e non guarderò nulla. Soreta, mi ha fatto prendere un colpo. Tua sorella, veramente. Assomiglia a Benjamin, ma è più spaventoso e più arrabbiato. Ci mettiamo i glitter, assolutamente sì. Ricordiamo Benjamin bello come ce lo siamo sempre immaginato. Mamma mia, pure gli adolescenti, ragazzi, a quanto pare si mettono ste cazzo le maschere. Allora, ci sta la giostra, questa qua, con i magici pony e zucche. Quindi bambini cattivi a scuola dicono che ho una testa di zucca. Posso vedere la somiglianza? Che hai detto? Niente. Le dicono che c'ha la testa a forma di zucca. I bambini poi sempre molto buoni e carini, quindi l'odore di caramelle fresche è fantastico. Ah, che peccato che non possiamo prenderne neanche un po'. Ci sono delle caramelle per terra. Potrei usare il cappello da festa per fare un cono di...
di... Ma no, di caramelle. Che schifo, dai, no. No, 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 no. Lei ha detto col cappellino da festa ci faccio un simpatico cono di caramelle e mix di caramelle. Lui dice, ma sono per terra, cioè non avrei il coraggio di mangiarle. E lei dice, lo faccio? No, ragazzi, assolutamente no. Non esiste proprio. No, che schifo per sempre. Stavo solo scherzando. Ah, guarda, mi ci hai fatto quasi credere, Miss Fortune. Ah, sono una ragazza davvero divertente. Porca vacca. Cioè, una delle prime cose che ti insegnano, dire con i tuoi genitori, è di non prendere cose da terra. Poi c'è la casa degli orrori, che sembra abbastanza inquietante. E ok, non lo so se c'è altro di qua, vediamo. Ah, prima che ce ne andiamo, non vuoi usare il tuo biglietto? Ok. Allora ragazzi, visto che vogliamo farci un po' del male, anche se la voce ha detto che lei deve divertirsi, io sono attirata troppo da sta casa degli orrori. Oh, sweet. Quindi la casa infestata deve essere terrificante. È così che vuoi usare il tuo biglietto? Sì. Spero di non pentirmene, ragazzi. Ok, divertiti allora. Oddio del Gesù. Mamma mia, quanto è grossa sta casa degli orrori, oh. Fatta bene tra l'altro. Ah, pure. Stavo pure a sentir male. Forse non mi sento tanto bene. Eccolo lì, rivediamolo. Stai per vomitare? Non voglio, ma andava troppo veloce. È stato divertente. Ok, va bene. Mi prendi un respiro, fai un respiro profondo e ti sentirei presto bene. Ok. Bene, bene. Adesso andiamo a trovare quella barca. Ah sì, la barca. Ok, sto bene, sto bene. Forse non era la cosa giusta da fare, come al solito. Hiro? È l'amico giapponese che lei dice di conoscere. Forse devo farle fare un giro sulla giostra con gli unicorni. È ormai, regà, è fatta. Guarda, ci sono altri giochi qui. Posso giocare a questo? Certo. Devi giocarne almeno uno prima di andare sulla barca. Io adoro questo posto. E tu? Ah, chi non adora? Voglio giocare un gioco adesso. Ma perché sempre le volpi? Cioè, massacro. Colpisci la volpe. Oddio, c'è questa qua pure che ti predice il futuro. Premi. E che altro c'è? C'è altro? Mazza quanto è lungo. Ok, qua si va al molo, quindi probabilmente è il posto dove dobbiamo arrivare, ragazzi. Io sinceramente non me la sento né di fare acchiappa la volpe né di sparare le volpi, quindi una di queste due cose. I palloncini. Guys, posso avere un palloncino? Perché la mia mamma non me ne ha mai preso uno. Quindi magari puoi darmene uno tu. Quindi non possiamo permettercene nessuno. Ma guarda, cos'è quello? Un pallone che vola, palloncino, fantastico, è per me? Sì, grazie. La mia solita fortuna. Miss Fortune, mi dispiace riguardo al palloncino. Non preoccuparti, grazie comunque. Ma che cosa dai, cioè se lui ci sta prendendo in giro, che? Okay, perché ha detto si merita di divertirsi e poi le fa una cosa del genere, da un palloncino che scoppia subito. Ma perché? Niente, allora andiamo qui. Guarda quei premi. Niente, non ce li abbiamo i biglietti da usare. Forse si ottengono soltanto vincendo agli altri giochi. Probabilmente. Guarda, legge il futuro, la fortuna. Quindi hai bisogno di un biglietto premio. Quindi niente, mi sa che ci tocca per forza fare questo, ragazzi. Non vorrei, ma... Guarda, posso avere un biglietto premio se vinco. Giocherò a questo. Continua. Non vedo l'ora, fallo, fallo. Certo,
Perché bisogna picchiare la volpe. Sì, sono volpi pericolose. Fai finta che ti hanno tutti rubato la felicità eterna e colpiscili, colpiscili. Non ce la farò mai, ragazzi. Oddio. Minchia, è follia. È follia. Minchia, anche perché si muove. No, no, sono io, mi sporci, non sei te. Non ho vinto. Quindi puoi provare quante volte ti pare. Ok, sì, giochiamo di nuovo. Niente, mi faccio confondere. Forza, su. No, era sotto. L'ho vinto, l'ho vinto. Ah, brava, colpire Miss Fortune. No. Proviamo l'altro gioco. Ripeto, non sono molto entusiasta di fare questi giochi qua, perché povera, povera volpe. Quindi proviamo quest'altro. La targa dice pericolo, adesso con colpi veri. Bello. Penso di aver rotto il gioco. Sembra proprio di sì. L'unico modo che abbiamo per vincere altri biglietti, ragazzi, è questo. Ok, altro biglietto vinto, ragazzi. Vediamo di vincerne un altro. Perché io non so se quelle bambole sono solo collezionabili o se servono a qualcos'altro ai fini della trama, sinceramente. Ok, terzo biglietto vinto, ragazzi. Ovviamente prendiamo la bambola 1, 2 e 3. Voilà. Guarda, un'altra di quelle bambole. La voglio. Qua dice che la realtà si trasformerà in quello che il bambino desidera di più. Reality will transform into what the child desires the most. Ah, really? Davvero? Un desiderio, dici? Mi piacciono i desideri. Che cosa hai scelto? Niente. Certo, ho usato tre biglietti così totalmente a caso. Oh, glitter! Così rendiamo tutto bellissimo e meraviglioso. Ok, ho voluto vincere un altro biglietto, ragazzi, per poterlo usare qui, dalla cartomante, chiamiamola così. Dalla veggente, ecco. Vediamo un po' che cosa ci dice. Lo usiamo, l'ho preso apposta. Sono Miss Fortune Ramirez Hernandez e voglio sapere riguardo il mio futuro, per favore. Grazie. Una volta che avrai visto l'oltre, l'oltre vede te. E puoi essere sicura che starà lì. Cioè, sarà lì per te. L'oltre sta arrivando per me. Che cos'è l'oltre? Vuoi provare di nuovo? No, grazie. No, perché cazzo mi deve parlare dell'oltre? Che significa? Vabbè. Niente, sto oltre. Chissà cos'è. Mi hai bisogno di un gettone dorato per salire sulla barca. Oh, madonna. Cazzo di scherzo. Guarda questa barca. È come un cigno nero. Quanto è figo. Davvero, davvero figo. Parlamene. Barca ti porta dovunque tu abbia bisogno di andare. Cioè parli della casa di Benjamin. E serve solo un gettone d'oro. Ah, che schifo. Non ho contanti al momento. Sono sicura che puoi trovare un gettone d'oro alla fiera. I gettoni, ragazzi, le monete c'erano alla fontana. Ah, aspetta. Qui c'è un gettone d'oro. Non so se lo si può considerare tale perché è di cioccolato. Ma può valere come gettone d'oro, magari. Quindi mi tocca vincere un altro biglietto. Ok, ce l'abbiamo, ragazzi. Ce l'abbiamo. Eccolo qua. Mi sembra delizioso, lo prenderò. Perché sì, è di cioccolato. Avete presente, ragazzi, i soldi di cioccolato che di solito regalano a Natale o alla Befana, no?
E penso che possa valere come gettone d'oro per fare un giro sulla barca. Vediamo un po'. I got the sweet chocolate sì. King reward. Va bene lo stesso? I don't think non lo would... so, non penso che... No, sì, it's fun. Ma guarda, va bene. Look at that. Ma guarda un po'. Sei pronta per andare? Sì, andiamo. Con tutta la perplessità del mondo. Sarà fantastico. Spero che non ci attacchi alcun pirata. Il Kraken. Che cos'è un Kraken? Beh, lo vedrai. Se lo vedi lo saprai. Ma dimmelo, sono curiosa adesso. Non abbiamo tempo per questo misfortune. Dimenticalo. Ma adesso ci penserò per sempre. Kraken, if you appear in front of me, I will see you. Ti vedrò. And if I see se you, ti vedo, I will know so che cosa it is sei. You. Sweet Kraken, come up in front of me. Pari davanti right a me now. Adesso. Oh, what's a freaking che cavolo Kraken? È un maledetto Kraken. This place questo is posto è davvero quiet. Silenzioso. Ma è permesso parlare? Anyway. Comunque stavo pensando, Kraken si può far accarezzare, sai, come tipo i cagnolini o i gattini. Voglio accarezzare un Kraken, se è possibile. Ho sentito, non so che significhi lure. Quindi l'unico pesce che conosco è sepolto. Ehi, misterioso, mi stai portando alla casa di Benjamin? Di quella morbidosa con gli occhi azzurri, quindi che è un bravo artista e mi ha rubato la felicità? Non sembri volerne parlare. Perché collezioni dei gettoni? Come paghi l'affitto il tuo cibo, vero? Lascialo in pace. No, vuole ascoltare. Comunque, ti piace mangiare sushi? Io so che lo conosco il sushi perché ho un amico giapponese fantasma. Ma comunque, puoi parlare il giapponese? Ho bisogno di un po' di traduzioni. Sai cosa significa questo? So you don't know, huh? Ah, non lo sai, you know, lo sai. Never been outside this lake. Non sono mai stata myself. Fuori così tardi. Do you go outside by yourself this lake? Tu every stai fuori day? Fino a tardi I'm ogni going giorno. To eat my chocolate mangerai. Because I'm a bit hungry. Stop talking. Smettila di parlare. Perché dovrei smettere di parlare? Non nessun altro sta parlando. Hey, Mysterious, where are you going? Oh no, can he swim? Hello. That's what happened. Questo è quello che succede quando le ragazzine fanno troppe domande. Quindi fa venire la voglia di affogare, di annegarsi. Smettila, sono sicura che starà bene. Guarda, siamo arrivati. Non la smetteva al punto di parlare, ragazzi, che ha preferito andarsene. Comunque, il posto dove ci troviamo, dalla musica, direi che... è quanto inquietante. In ogni caso, ragazzi, per oggi siamo fuori tempo massimo. È stato alquanto interessante, ma penso che, appunto, dal sottofondo che sto sentendo adesso, probabilmente dalla prossima volta sarà molto molto più interessante. Probabilmente, ragazzi, stiamo per cominciare a scoprire quel qualcosa di oscuro che io avevo paura nascondesse questo gioco. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Fatemi sapere qual è stato il momento, ragazzi, che vi è piaciuto di più di questo video. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!